Voce ora agli industriali del territorio. Abbiamo intervistato il presidente di Confindustria Alto Milanese, Gianangelo Mainini. Gianangelo Mainini, che è il presidente di Confindustria dell'Alto Milanese. Voi avete intitolato l'assemblea di oggi Manifattura 2.0, Ritorno al futuro. Un titolo che significato ha? Significa ripartire dall'impresa però più innovativa? Certo, lei ha detto giustamente, Manifattura 2.0 e Ritorno al futuro. Tanto teniamo presente che qui nell'Alto Milanese, nel Legnanese, la manifattura è sempre stato il core business, diciamo, delle attività, no? Ed è stato proprio, se vogliamo, l'Alto Milanese la patria dell'industrializzazione manifatturiera. Perché 2.0? 2.0 perché il manifatturiero tradizionale era sostanzialmente, diciamo, un manifatturiero visibile, meccanico, tangibile. Oggi il manifatturiero si veste anche di intangibile, cioè di elettronica, elettropneumatica, oleodinamica, cioè tutto quello che sta a monte o collaterale, diciamo, al meccanico tradizionale diventa la nuova veste del manifatturiero. In questo senso è 2.0. Basti pensare, un tornio una volta era una macchina utensile che al massimo aveva un interruttore on off. Oggi non esistono più torni singoli, esistono i centri di lavoro, ma il centro di lavoro è qualcosa che si programma al computer e si controlla al computer, quindi c'è una parte meccanica e una parte elettronica che sono altrettanto importanti. Ci sono dei problemi di carattere generali che sono poco gestibili da noi piccoli imprenditori o imprenditori di questa Confindustria, ma anche della Confindustria nazionale. Cioè ci sono problemi purtroppo molto grossi che attengono al sistema Italia e questi sono forse quelli più difficili da risolvere. Il problema della burocrazia, il problema del fisco, il problema del costo del lavoro, il problema del costo del credito. L'altra parte però compete alle nostre industrie, chiaramente. Allora le nostre industrie cosa fanno? Accompagnate dalla nostra Confindustria, come da tutte le Confindustrie, stanno cercando di adeguarsi al nuovo modo di fare impresa. La Regione ha messo a disposizione proprio recentemente un fondo di 30 milioni per le start-up e per altri tipi di sostegno alle imprese. Devo dire che la Regione Lombardia è chiaramente una regione, tra quelle italiane evidentemente più avanzate anche per la vicinanza col mondo del lavoro, con la vicinanza col Nord Europa, e sta facendo quanto è possibile.